Bollettino della vittoria. Comando supremo 4 novembre 1918, ore 12. La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re Duce Supremo, l'esercito italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore, condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi e vinta. La gigantesca battaglia, ingaggiata il 24 dello scorso ottobre e dalla quale prendevano parte 51 divisioni italiane, 3 britanniche, 2 francesi ed una cecoslovacca ed un reggimento americano contro 63 divisioni austro-ungariche, è finita. La fulminea arditissima avanzata del 29° Corpo di Armata su Trento, sbarrando le vie della ritirata alle armate nemiche nel Trentino, travolte ad occidente dalle truppe della 7ª Armata e ad oriente da quelle della 1ª, 6ª e 4ª, ha determinato ieri lo spaccello totale della fronte avversaria. Dal Brenta al Torre, l'irresistibile slancio della 12ª, della 8ª, della 10ª armata e delle divisioni di cavalleria ricaccia sempre più indietro il nemico fuggente. Nella pianura, su Altezza Reale, il Duca d'Aosta avanza rapidamente alla testa della sua invitta 3ª armata, anelante di ritornare sulle posizioni da essa già vittoriosamente conquistate che mai aveva perduto. L'esercito austro-ungarico è annientato. Esso ha subito perdite gravissime nella accanita resistenza dei primi giorni e nell'inseguimento. Ha perdute quantità ingentissime di materiali di ogni sorta e pressoché per intero i suoi magazzini e i depositi. Ha lasciato finora nelle nostre mani circa 300.000 prigionieri con interi stati maggiori e non meno di 5.000 cannoni. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Diaz. Come comunità parrocchiale di San Francesco ringraziamo il primo cittadino e tutte le autorità politiche, militari e civili che ci donano la bellezza di condividere insieme un momento importante della nostra nazione. Oggi, dicevo all'inizio, è un giorno particolare perché noi andiamo a ricordare quello che è stato un momento importante della storia della nostra nazione. Chi di voi bimbi ha conosciuto una persona del 1918? I vostri nonni sono un po' più giovani, vero? Tu sei del 1918? Ma te li porti bene, bravo. Il tuo bisnonno è del 1918? Bravo. E anche quest'anno noi siamo gioiosi per celebrare questa celebrazione, ma c'è anche un po' di malinconia, perché fino all'anno scorso avevamo in mezzo a noi un giovane che oggi ha 103 anni, però ci ha mandato anche una bella letterina che dopo ascolteremo, nonno Giovanni, il quale attraverso la sua esperienza e la sua voce ci elevava quella preghiera che è importante soprattutto per ricordare tanti fratelli e tante sorelle che nella vita hanno offerto la loro vita per una giusta causa, per la pace. E cari bambini, voi se vedete una cosa bella, vedete davanti a voi delle persone adulte, delle persone che sono adulte e anziane e che sono la nostra storia e che attraverso la loro presenza oggi qua
ci fanno guardare avanti con una testimonianza. Poi abbiamo delle persone che incontriamo anche lungo la strada, che per noi sono un punto di riferimento, perché se ci sono loro non abbiamo paura, anzi diventano per noi una forza, perché vengono chiamate forze dell'ordine? Perché ci danno la possibilità, attraverso la loro presenza, di poterci sentire accompagnati, protetti, guidati e anche difesi. E allora, come vedete, abbiamo tanti colori diversi, e sono i colori che rappresentano un po' quello che è la bellezza della vita. Una domanda: chi di voi vuole diventare carabiniere? 2, 3, 4, 5, 6, dovete studiare. Chi vuole diventare poliziotto? Tu vuoi fare carabiniere e poliziotto, bravo. Chi vuole diventare finanziere? Chi vuole diventare marinaio? Marinaio, chi vuole diventare? Chi non vuole fare niente? Sempre tu sei. Perché io sto facendo queste domande? Perché una volta, quando noi eravamo piccolini, queste erano le nostre aspirazioni, vero Paolo? Che cosa vuoi fare da grande? Il carabiniere, il poliziotto. Perché? Perché c'era in noi quel senso di poter e di volere rappresentare la nostra patria. Io dicevo, perché il 1918? Perché il 4 novembre del 1918 terminava la Prima Guerra Mondiale. Una guerra che è durata per circa 3 anni, dal 1915 al 1918. E da questa data in poi la nostra nazione ha voluto ricordare questo giorno come un giorno di festa. Qualcuno potrebbe dire, ma come? Delle persone sono morte e noi diventa per noi un giorno di festa. La festa che noi vogliamo ricordare non è soltanto quell'aspetto esteriore, ma vuole ricordare il messaggio che questi fratelli ci hanno dato, poter dare attraverso la loro vita soprattutto un messaggio di pace. Perché tante volte si va in questi posti perché? Perché si vuole dare un messaggio di pace. Questo è stato il motivo per cui io ho voluto indossare questa casula, vedete ragazzi? Perché ci sono tanti colori. E noi sappiamo bene, per costruire la pace c'è bisogno che tutti quanti noi ci impegniamo, non la possiamo pretendere. E allora io mi permetto di dirvi una cosa, il Vangelo che abbiamo ascoltato lo dovrebbero ascoltare chi ha una responsabilità, perché attraverso le loro responsabilità potessero costruire quello che è il messaggio della pace. Ma anche voi bambini e anche voi ragazzini avete già nel vostro contesto questo impegno. Buongiorno. Grazie di essere intervenuti. A voi bambini in modo particolare un saluto affettuoso, cordiale, a voi, alle vostre insegnanti che vi hanno accompagnato per stare insieme con noi e ricordare questo giorno particolare che, come padre Massimiliano ci ha anticipato, è un giorno che non vuole essere soltanto l'occasione per stare qualche minuto o qualche ora lontano dalle aule e dalla scuola. Tutt'altro, vuole essere un'occasione perché voi possiate fisicamente partecipare a questo giorno in cui la nostra nazione ricorda coloro i quali oggi non ci sono più, che con il loro sacrificio hanno ovviamente dato un contributo importante affinché oggi noi siamo qui, ma è anche un giorno per ricordare attraverso tutti coloro che ancora oggi operano per la nostra unità, per la pace in Italia e nel mondo, perché voi possiate comprendere il significato di questa loro attività. Rivolgo a voi tutti un caloroso e cordiale saluto, in modo particolare nel celebrare oggi la ricorrenza del 4 novembre. Celebriamo innanzitutto il coraggio e la dedizione del nostro esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei Carabinieri e di tutte le forze di polizia, che saluto e ringrazio per la loro presenza, rendendo il doveroso tributo ai tanti italiani che hanno sacrificato la propria vita per costruire la democrazia e la libertà, contribuendo all'unità nazionale. Festeggiando il 4 novembre, riaffermiamo i valori alti e nobili che sono alla base di un'Italia e di un'Europa unite e democratiche.
che ogni giorno tanti militari continuano a difendere oltre i confini nazionali ed europei. La libertà, i diritti dell'uomo, la democrazia, la pacifica convivenza tra popoli e nazioni. Ricordando il 4 novembre, non intendiamo certamente saltare l'Italia in guerra o l'idea stessa della guerra. Non potrà mai essere così perché la nostra Costituzione, che rappresenta il punto di riferimento del nostro agire quotidiano, afferma che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Ed è la stessa Costituzione che ci richiama ad impegnarci per un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni e ci ricorda che la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Celebrando il 4 novembre, noi festeggiamo le nostre forze armate e le nostre forze di polizia, quale fondamentale strumento di difesa della patria e della pace. Esattamente un secolo fa aveva inizio il lungo e sanguinoso primo conflitto mondiale. Purtroppo quella non fu, come qualcuno la definì, la guerra che doveva mettere fine a tutte le guerre. Come ben sappiamo, nuovi e ben più imponenti conflitti hanno lacerato famiglie e nazioni. Altri sono ancora in corso in numerose parti del mondo e in molte situazioni critiche le nostre forze armate sono state e sono impegnate in delicate operazioni umanitarie e di mantenimento della pace. Ma mi preme ricordare come esse costituiscono anche un presidio della democrazia e delle istituzioni del nostro Paese. Mi riferisco all'intesa e preziosa attività che viene svolta di concerto con le forze di polizia sui territori e dunque anche nel nostro, per difendere e tutelare la popolazione e per garantire legalità e sicurezza. Colgo dunque l'occasione, esprimendo i sentimenti della nostra comunità, per rinnovare agli esponenti delle forze armate e delle forze di polizia la più sentita riconoscenza per l'impegno che esse profondono sia nell'attività quotidiana che nelle tante situazioni di emergenza. In questa celebrazione, il cui significato essenziale è arricchito con l'accostamento alla festa dell'Unità Nazionale, rendiamo dunque onore alle forze armate e alle forze di polizia, ribadendo loro la fiducia, la gratitudine e l'affetto di tutti i fondani. Grazie per quello che fate e a questo punto mi devo sostituire indegnamente alla persona a cui faceva riferimento padre Massimiliano, che ha voluto che io vi portassi il suo saluto, un saluto che ricorderete nelle ultime edizioni, era carico di emozioni, il saluto di Giovanni Zannella, giovane di 103 anni che ci teneva ad essere presente, ma anche causa la pioggia di queste ore, hanno preferito i familiari non far sì che fosse presente con noi, anche se lo sentiamo tutti al nostro fianco, per quello che lui ha rappresentato e per quello che continuerà a rappresentare nella nostra comunità, per la sua esperienza, per il suo patrimonio di vita, che credo sia un patrimonio della nostra città. Ricorderete che lui leggeva la preghiera del mutilato di guerra con una carica che soltanto un giovane di 103 anni poteva avere. Io indegnamente leggerò questa preghiera, che è quella conclusiva della cerimonia di quest'oggi, per poi trasferirci in piazzale di De Gasperi proprio per concludere anche con la deposizione della corona. La preghiera del mutilato di guerra. Noi, mutilati e invalidi di guerra, con umiltà, Signore, ti preghiamo, fa che nessuno dimentichi il nostro sacrificio di amore e di dedizione alla patria, monito operante per la eliminazione delle guerre, auspicio per le pacifiche relazioni tra i popoli. Alimenta in noi, invalidi di guerra, pur nell'orgoglio e nella fierezza del dovere compiuto, il sentimento della fratellanza e dell'amore per la libertà. Rafforza la coscienza civile e democratica degli italiani al fine di operare per la cooperazione, la distensione internazionale e la difesa della pace. Fa, o Signore, che i nostri fratelli che abbiamo lasciato sui campi di battaglia e negli abissi o nei luoghi di prigionia non siano dimenticati, ma che il loro spirito viva sempre tra noi
per comunicarci quella certezza che fu loro, di non essere morti invano. Benedici, o Signore, tutti coloro che ci stanno vicino e che con affetto e trepidazione dividono con noi le sofferenze delle nostre invalidità. E così sia. Thank you.
benedetto sei tu, o Dio nostro Padre, sorgente di speranza e di vita. Da te discende la forza dello Spirito che trasforma l'aggregato umano in una vera comunità di uomini liberi. Illumina e proteggi la nostra patria, alla quale hai dato nel corso dei secoli tanti segni della tua benevolenza. Fa che cittadini e governanti mantengano saldi i fondamenti della civiltà umana e cristiana di cui si è fatto garante Cristo nostro Redentore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Buona giornata a tutti.